ti spiega cos'è il Digital Customer Experience. Digital risposta? Come? Sì, questo è una feature di Facebook, si chiama Quick Reply, ma in verità anche do you want to know tell me more about it. Lui sempre cerca di spingerti nella prossimo tema, però tu comunque puoi chiedere what. Gamification. E qui definisce il gamification. Quindi abbiamo fatto concettualmente un salto uscendo da quello che è il percorso che lui propone per andare verso domande dirette che vai a fare al bot. C'è un dizionario quindi di argomenti specifico o è aperto? Sì, c'è cioè una dizionaria che corrisponde anche al graph di conversazione, cioè, ci sono dentro una ventina di concetti. Okay. Io ho una domanda, visto che la finalità, al di là di un aspetto dimostrativo, era quello, soprattutto per le cose che vedete interno, di far conoscere le tematiche della vostra azienda, credo, no? Sì. E poi si è stato testato su dei clienti. Sì, nel senso che l'esigenza era del marketing nostro di fare, di costruire audience attorno a un tema che sta nascendo, che è quello della Digital Customer Experience, che prescinde un po' dall'azienda. Ecco. Allora, l'utente ha detto due cose. Primo, bello interessante, bella l'idea del bot. Il nostro interlocutore è solitamente un marketer, quindi non è proprio a digiuno di questi concetti. Quindi diciamo che l'ha trovato un giochino divertente, bello il bot, si può avere in italiano. Queste sono state le due domande principali. Abbiamo fatto dei test con alcuni dei nostri clienti, nella fattispecie Miu Miu, Prada ed Esselunga, l'hanno provato loro internamente, sono molto interessati, abbiamo fatto dei test con L'Oreal, e anche loro l'hanno provato, sono molto interessati. Adesso la parte difficile del nostro marketing è far passare il messaggio che dal BCX bot si può fare il bot del prodotto, del customer, il loro bot. Non l'avete provato in italiano? API. Allora, API supporta l'italiano da qualche settimana, credo, quindi da poco. Quando abbiamo realizzato questo, l'unica lingua supportata era l'inglese, potevi implementare l'italiano con un trucco, usando il translate, ma il problema è che ti perdi tutta la ricchezza espressiva di una lingua come l'italiano. Una domanda un po' più tecnica, personale, visto che avete un dominio fatto di eventi, di evoluzioni, di marketing, ma li avessi lunga che anche anche un catalogo di una cosa, e li hai riferiti Google per rispostare per la scalabilità rispetto alla dimensione della loro utenza? Allora, la scalabilità è su due fronti, recupero un attimo recente. Sì, allora la scalabilità è su due fronti, nel senso che la parte di scalabilità in carico del PII è legata alla varietà del linguaggio, alla varietà della conversazione, nel senso che lui scala ma non pesa tanto il processing della singola richiesta, guarda che vorrei un prodotto, che prodotto vuoi, mi piacerebbe un pallone e via dicendo. C'è poi invece un tema di scalabilità del sistema, e uno dei motivi per cui siamo stati su Lambda è perché sostanzialmente abbiamo una scalabilità che è potenzialmente infinita, in realtà è molto alta. Quindi a meno di un problema da tenere in considerazione che è l'effetto cold start della Lambda, cioè la prima volta che io chiamo quella Lambda, quindi parto da freddo, ciao come va, viene chiamata la Lambda da Messenger, questa cosa si mangia una manciata di millisecondi. La seconda richiesta, tutto bene, dimmi di più del customer journey, si mangia molto di meno, perché in realtà il container è ancora attivo. E poi da lì considera che mediamente viene istanziata una lambda per ogni richiesta, quindi è soltanto un tema di quanto vuoi pagare, più che un tema di performance nell'utilizzo dei dati. Ovviamente il sistema, il catalogo prodotto di Esselunga dietro deve star dietro a un jamming di questo tipo, perché io vado a filtrare
dal il loro catalogo. Il PIA non ci dice che tecnologie usano, molto probabilmente esattamente Amazon, anche loro, perché dicono possono scalare fino a milioni di richieste contemporanee. Che i parametri sono molto simili a quelli di Lambda, sì. Quindi viene il dubbio che usino la stessa tecnologia. Che tipo di... Immaginiamo di dover attaccare il catalogo, sia lungo che sarà quindi sì. Un database che in qualche modo dovrà parlare con il nostro serverino Lambda. Come lo fareste voi? Lo attaccherò. Allora, puoi attaccarlo in due punti. Quello relativo al content data service, quindi sostanzialmente è un ebook invocato da API AI. Il limite grosso qua è che la risposta è molto povera, è una risposta testuale. Personalmente lo attaccherei qua. Attaccherei nella funzione Lambda che fa da servizio di orchestrazione, quindi ottiene da API l'ID relativo al prodotto o alla categoria di prodotti e poi è lei che va ad assemblare il contenuto. Dal punto di vista del conversational engine dobbiamo fare una semplificazione, quindi scegliamo alcuni parametri del prodotto. Per esempio abbiamo fatto un catalogo di prodotti per Mattel per i giocattoli. Lì erano ben precisi i diversi parametri del giocattolo, tipo fascia di età, dimensione del giocattolo e prezzo. Scegliamo questo 3, estraiamo della conversazione l'utente, chiediamo ma quale grande lo vuoi, estraiamo questi 3 concetti e poi facciamo ricerca a base di questi entity nella database. Anche perché la presentation, cioè quello che tu hai indietro, è carico tuo. Cioè il nostro servizio, ad esempio, nel caso di un S lunga, deve fare di più, perché nel momento in cui PII ha capito che la categoria è quella e quindi un ritorno di informazioni di contesto, devo andare a prendere i dati, assemblare questi dati in una presentation che venga mostrata dal messenger e mandarla al messenger. In alcuni casi, alcuni servizi della nostra business cloud vanno a cacheare questi dati per conto di S lunga, perché ad esempio noi utilizziamo Cloud Search e quindi riusciamo a gestire delle ricerche anche full text in maniera estremamente performante. Nel momento in cui devi fare jamming su un sistema che è pensato per un utilizzo di tipo web, il collo di bottiglia rischia che sia quel sistema lì. Ho ricordato la domanda. che tipo di informazioni Facebook Messenger può darvi rispetto all'utente, cioè a parte nome, cognome, immagine di profilo, c'è accesso a qualche altra informazione? No, no. Anche il profilo, nome, in verità. Nome, cognome, ID. E l'ID della conversazione, sì, che non locale, è il profilo. L'ID dell'utente e l'ID della conversazione. Se tu vuoi fare qualcosa più evoluta, devi fare il login dentro nella conversazione. Dimmi il tuo email, dimmi il tuo password. E a quel punto ti danno un API per ricongiungere lo user ID che ti dà Messenger con l'ID di Facebook. Questa è stata la parte più difficile da far capire al business. Abbiamo ancora due speaker, questa domanda, visto, e poi gli altri dopo. Volevo chiedere un po' la strategia di API di tutto come la strategia di problema. Io so che era un piano gratuito, un piano a pagamento, però prima avevano un piano a pagamento fatto a scaglioni, adesso hanno nascosto tutti i piani di pagamento da quando entrare in Google. Oggi abbiamo un piano che non si sa, nel senso che tutto dipende da che cosa Google deciderà per questa tecnologia. Le altre machine learning APIs di Google hanno un buon piano. Penso che le Prediction API e le Revision API, tutto sommato, non era abbastanza generoso, nell'ordine di credo che siano decine di migliaia di richieste al mese o qualcosa del genere. Se adottano la stessa cosa, tutto sommato non è male. È vero che è un punto fondamentale, nel senso che qualora il piano dovesse essere particolarmente svantaggioso, devi iniziare a cacciare tutte le risposte e cercare di intermediare il servizio. È un punto critico. WIT AI è un'alternativa di PII, sono il loro principale competitor ed è gestito da Facebook e ad oggi non hanno un piano, quindi è un accetta quello, piglia quello che viene, ma comunque non paghi niente, se no ci sono altre soluzioni commerciali che stiamo guardando, non dico di più, ma alcune sono in sala. Le altre domande dopo, alla fine di tutti i talk. Grazie. Grazie a voi.